Ciao ragazzi, volete un modo semplice e sicuro per investire? Bene, oggi parliamo di Bondora. Bondora è una piattaforma di peer-to-peer lending che ha sede in Estonia. È in questo campo dal 2008 e nasce proprio in quel periodo quando la gente tentava di distanziarsi dalle banche perché si fidava meno e voleva tentare altre soluzioni. Ma che cos'è più precisamente il peer-to-peer lending? Sarebbe un privato che presta soldi ad un altro privato e da questo prestito viene generato un margine di interesse. In questo video vi parlerò soltanto della funzione che utilizzo io, cioè la funzione Go & Grow, perché Bondora ha anche altre funzioni di portafoglio, ma principalmente io utilizzo questa perché secondo me è quella più conveniente e sicura. Go & Grow è un portafoglio semplice, come un conto deposito. Quali sono gli step per aprirlo? Prima ti registri a Bondora, poi selezioni la funzione Go & Grow e quindi carichi una somma iniziale, per esempio parti da 100 euro, poi definisci ogni quanto andrai a depositare mensilmente e dopodiché devi specificare anche la durata generale dell'investimento. La durata consigliata è almeno 4-5 anni per avere qualcosa di sostanzioso. Comunque Bondora va considerato che è una piattaforma per investimenti a lungo termine, soprattutto la funzione Go & Grow, quindi si consigliano investimenti per esempio di 10-20 anni. Se non vi piace aspettare, non è la piattaforma giusta per voi, però sicuramente per iniziare è un modo davvero semplice per investire e sicuro, direi. Io personalmente lo utilizzo e mi trovo benissimo. Dopo che avete depositato la vostra somma, il sistema di Bondora andrà automaticamente a investire il tutto al 6,75% di interesse annuo. La cosa bella di Bondora è che potete vedere anche dal vostro telefono di giorno in giorno crescere il vostro capitale. Vedrete insomma i centesimi di interesse arrivare ogni giorno. E non dovete stare sempre a controllare, perché fa tutto in automatico, come ho detto. Può capitare che chiuda il sito e quindi di perdere il nostro capitale. Certo che può capitare, ma qualunque sito può chiudere. Ci sono migliaia di siti di investimento, eppure la gente investe. Deve essere consapevole che è un rischio. Però puoi guadagnarci qualcosa. Non è detto che chiuda il sito, perché allora qualunque sito potrebbe chiudere. Se dovessimo pensarla così, non investiremmo proprio. Vi ricordo e vi consiglio che investire è una cosa seria e dovreste investire soltanto quello che vi potete permettere di perdere. Di solito la somma consigliata da investire è il 10%/15 del vostro capitale. Quindi se guadagnate 1200 euro al mese potreste investire 100 euro, 200 euro, non di più. C'è da dire però che ovviamente più soldi tenete su Bondora più avete possibilità di avere ritorni più alti. Infatti ogni anno che passerà l'interesse composto, i centesimi che vedete arrivare ogni giorno che aumentano il vostro capitale aumenteranno sempre di più perché andranno a sommarsi e quindi insomma diventerà veramente una grande somma passati anni insomma. La banca di Bondora è progettata anche in caso in cui un cliente non restituisca un prestito. Per esempio, voi avete caricati 100 euro nella piattaforma, questi 100 euro vengono prestati a dei privati. Ma non vengono prestati 100 euro soltanto a uno. Questi 100 euro che avete vengono divisi in più parti, cioè facciamo 10 euro a uno, 10 euro a un altro. E ovviamente se un cliente non restituisce i 10 euro, Bondora copre la cosa, nel senso che ve li restituisce lei, quindi ovviamente voi avete comunque il vostro interesse e non perdete niente. Poi arriviamo al discorso tasse. Devi dichiarare le tasse su Bondora? Sì, le devi dichiarare. Ovviamente le dovete dichiarare nel 730 e pagate in base al vostro scaglione IRPEF. Vi lascio lo schema qua in alto per farvi un'idea. Allora, paghi solo sul denaro che ritiri se esso è superiore alla somma che hai versato. Cioè, se hai messo 1000 euro e ritiri 1000 euro, non paghi nulla. Viene considerata una somma che già avevi. Mentre se ritiri più di 1000 euro, viene considerato un rendimento. Quindi devi pagarle su quello. E niente, se volete sperimentare il vostro primo investimento, che magari non avete mai investito, vi consiglio di provarla perché è un'ottima occasione. Perché è una possibilità di investire senza
starci troppo dietro. Fatemi sapere se conoscevate già questa banca, se la proverete e come vi trovate qui sotto nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video.